Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di pizza alla pala, in particolare della versione della pizza alla pala che è stata modificata dal priore della confraternita della pizza, che ne ha codificato sostanzialmente la ricetta alla quale io mi atterrò semplicemente con un paio di modifiche. La prima modifica è l'utilizzo dell'acqua fredda, anzi molto fredda, l'ho proprio tolta dal frigo, e la seconda cosa è che l'ultimo quarto d'ora della breve lievitazione dell'impasto, che è ad altissima idratazione, all'80%, appunto quest'ultimo quarto d'ora io glielo farò trascorrere all'interno del freezer. Questo l'ho fatto semplicemente per ottenere un impasto un po' più robusto nella manipolazione, perché altrimenti un 80% lievitato in appena 3 ore e soprattutto, come vedrete, ottenuto con un impasto molto rapido, un impastamento rapidissimo all'interno della spirale lanciata alla sua massima velocità, rischiamo altrimenti di avere appunto un impasto molto molto morbido e di difficile manipolazione nel momento soprattutto in cui lo dobbiamo prendere e trasferire sopra la pala. Perciò, tolte queste due modifiche, la ricetta poi è sostanzialmente quella di una qualunque pizza alla pala con un impasto ad altissima idratazione. La prima cosa particolarmente curiosa in questa codifica del priore della confraternita è che noi mettiamo un po' tutti gli ingredienti all'interno della planetaria senza porci poi tanti problemi e facendo girare alla massima velocità per alcuni minuti. Io vi devo dire che nel caso mio, essendo una planetaria piuttosto datata, i minuti poi alla fine sono 7, però comunque abbastanza pochi. Considerate che un impasto all'80% di idratazione comunque lo possiamo ottenere anche impastando a mano, trovate il video sempre in questo canale proprio di pochi giorni fa, oppure lo possiamo ottenere tranquillamente all'interno di una spirale, o meglio, tranquillamente è un po', come dire, un eufemismo, non è proprio tranquillamente, però diciamo che si può ottenere con un po' di attenzioni, soprattutto perché c'è veramente tanto caldo in questo periodo, le temperature sono praticamente esplose e gestire gli impasti è abbastanza difficile. Quindi il video è piuttosto lungo e vi chiedo pazienza, dura circa 20 minuti, ma è molto analitico, molto dettagliato, di modo che ciascuno di voi si possa cimentare. Analizza quindi la fase in cui prepariamo l'impasto, poi la fase della lievitazione, poi la lavorazione successiva alla lievitazione, quindi la stesura, e infine la cottura in forno, che si svolge in due fasi. La cottura si può fare tranquillamente, come nel caso mio, in un forno ad alte prestazioni, però regolato per avere alla fine un'intensità di calore simile a quella del forno di casa. Quindi potete eventualmente anche farla nel forno di casa. A voi la scelta. La caratteristica della pizza alla pala è che dovrebbe avere una lunga lievitazione, mentre noi ci accontenteremo di appena 3 ore, di cui l'ultimo quarto d'ora, come vi ho detto, all'interno del freezer. Ora, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere insieme tutte queste fasi un po' qua a fianco a me nel solito tavolo di lavorazione. Iniziamo subito a versare tutta quanta la farina all'interno della vasca della nostra impastatrice planetaria. Poi sbricioliamo tutta la dose del lievito di birra fresco. Lo mettiamo nella farina ed è ora il turno del sale. Mettiamo dentro anche il sale. Completiamo il lavoro inserendo anche tutta la dose d'acqua che abbiamo previsto per questo impasto all'80% di idratazione. Chiudiamo la planetaria e iniziamo piano piano a farla girare. In questa primissima fase deve andare piano, altrimenti la farina schizzerà da tutte le parti. Dopo che ci siamo accertati di aver raggiunto un buon amalgama e quindi non corriamo più rischi, possiamo tranquillamente e gradualmente aumentare la velocità. Ecco qua. La portiamo quindi sostanzialmente al massimo. Ci riserviamo un ultimo tocchetto di possibile aumento per dopo e la facciamo andare. Tutta questa fase di impastamento, che io ovviamente taglierò, durerà all'incirca 7 minuti. Considerate che la mia planetaria, insomma, lo potete vedere, è piuttosto vecchia,
e comunque abbastanza poco potente. Immagino che con planetarie più recenti si possa ottenere tranquillamente un brillante risultato in molto meno, quindi anche in 5 minuti. Nel frattempo continuiamo a far girare ad alta velocità la nostra planetaria. Vi ricordo che la planetaria è armata di foglia, non di gancio. Man mano che andiamo avanti, vedete, si sta richiamando tutto l'impasto sulla foglia e quindi ci propinquiamo al termine della fase di impastamento, che vi ricordo è durata circa 7 minuti. Vedete bene che ormai praticamente i bordi sono già abbastanza puliti e l'impasto si sta staccando dal fondo. Quindi possiamo rallentare. Adesso aprirò la planetaria e vi farò vedere come si presenta l'impasto. Cerchiamo di tenerlo a mente. Lo stacchiamo e lo facciamo depositare tranquillamente sul fondo. Nel frattempo misuro la temperatura, siamo a 24 gradi e 2. Questo è merito del fatto che ho utilizzato l'acqua veramente molto molto fredda. Prendiamo adesso, come vi dicevo, il nostro tarocco e procediamo a staccare completamente l'impasto dalla foglia. Lo facciamo depositare sul fondo della ciotola. Qui lo facciamo riposare giusto un paio di minuti, poi abbassiamo la planetaria e rifacciamo girare giusto per alcuni giri sempre ad alta velocità finché non richiama nuovamente tutto l'impasto. Vedete, è proprio questione di pochissimi secondi. Risolleviamo. Questa manovra la faremo alcune volte. Come vedete, l'impasto, ogni volta che faremo questa manovra, tenderà a essere sempre più compatto, più unito e meno appiccicoso. Lo stacchiamo nuovamente con il tarocco e lo mettiamo nuovamente a riposare sul fondo della ciotola per gli stessi 2 minuti di prima. Poi richiudiamo nuovamente la planetaria e la rimettiamo in funzione sempre per pochi giri. Vedete, si richiama immediatamente tutto l'impasto e quindi non occorre insistere. Solleviamo nuovamente. Se voi osservate, l'impasto sta anche diventando più lucido e anche più liscio naturalmente. Rifacciamo la stessa identica operazione e mettiamo nuovamente a riposare. Queste operazioni sono estremamente semplici e anche molto molto veloci. Non possiamo proprio sbagliare. Richiudiamo nuovamente la planetaria e dopo aver fatto riposare facciamo ancora alcuni giri. Si è staccata nuovamente immediatamente tutta la parte impastata e la ritroveremo attaccata alla foglia. Ecco qua. E ancora una volta stacchiamo tutto e lo depositiamo nella ciotola. Vedete i classici filamenti dell'impasto ben incordato. Naturalmente non dobbiamo illuderci perché essendo un 80% non c'è da scherzare. A fine dell'impastamento misuriamo 24 gradi. Quindi ci possiamo dire ben soddisfatti. A questo punto infariniamo un po' la spianatoia. Per fare questa lavorazione occorre una spianatoia liscia oppure insomma del marmo o qualunque altra superficie su cui poter lavorare, perché l'impasto sarà estremamente appiccicoso e sul legno non sarebbe semplice. Teniamo a portata di mano la farina perché piccole spruzzatine a velo le utilizzeremo a più riprese. Come vedete, l'impasto è estremamente appiccicoso e anche umido, anche se all'interno della nostra planetaria sembrava assolutamente già a posto. Noi facciamo un giro di pieghe, di quelle chiamate slap and fold, poi aggiungiamo nuovamente un po' di farina
e dividiamo in due l'impasto, perché le dosi che io vi ho dato servono per due pale. Ora si tratta di rifare le pieghe slap and fold a ciascuna delle due metà dell'impasto, perché poi le metteremo a riposare separatamente ciascuna metà all'interno di un suo contenitore. Continuiamo a fare un po' di pieghe finché ciascuna parte dell'impasto non diventa un po' più solida e lavorabile. Facciamo una piccola pirlatura col tarocco per quello che è possibile senza preoccuparci, perché tanto è solo il primo passaggio, e poi passiamo alla seconda metà. Come vedete, anch'essa piuttosto appiccicosa. È vero che a questo punto ho dell'impasto anche sulle dita e quello fa da calamita praticamente per la parte che sto lavorando. Comunque nessun problema, perché l'impasto è comunque incordato e quindi, sia pure con un po' di pazienza, riusciremo a domarlo e a mettere anch'esso vicino al primo. Come potete vedere, in qualche maniera lo abbiamo sistemato. Copriamolo con delle ciotoline o come volete voi. L'importante è tenere un po' coperto l'impasto. Diamogli la forma giusta per stare coperto e lo mettiamo a riposare per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti vedete come si è rilassato ed è anche più liscio, meno ruvido. Riprendiamo a fare le pieghe su tutte e due le metà dell'impasto. Mettiamo appena appena di farina e riprendiamo a fare le pieghe. Già da questa seconda volta, naturalmente, lavorare l'impasto è estremamente più semplice. Lo potete vedere, l'impasto è più liscio. Facciamo una debolissima pirlatura senza troppe pretese e poi ricopriamo nuovamente. Prendiamo l'altra metà, ripetiamo la stessa identica operazione. Anche questa metà, come vedete, si fa lavorare già molto meglio della prima parte. Copriamo e lasciamo riposare altri 10 minuti. Conclusi i 10 minuti ci ritroviamo in questa situazione. L'impasto è ancora più liscio di prima. Mettiamo di nuovo un pochinino di farina, ma proprio un velo, e rifacciamo ancora una volta le pieghe. Non vi sfuggirà che l'impasto effettivamente è molto più lavorabile e, come potete ben vedere, inizia a essere veramente pronto. Facciamo una piccola pirlatura anche in questo caso e ricopriamo nuovamente. Prendiamo l'altra metà, anch'essa si è allisciata notevolmente, anche qui ci va un velo di farina, niente di particolare, e anche questa la lavoriamo come l'altra. Sempre pieghe slap and fold, molto più semplici della prima tornata, una piccola pirlatura e ricopriamo nuovamente. Anche qui lasciamo riposare per 10 minuti. Riprendiamo l'impasto. Osservatelo, non vi devo dire niente, è evidente che l'impasto è praticamente pronto. Il tempo lavora quindi a nostro favore. Continuiamo con delle pieghe e lui è pronto. Gli diamo già una forma leggermente oblunga. Adesso lavoriamo la seconda metà con gli stessi identici sistemi. Facciamo le stesse identiche cose e appena ci riteniamo soddisfatti gli diamo la stessa forma un po' allungata e a questo punto l'impasto è pronto. Possiamo sistemarlo all'interno di due contenitori leggermente oliati. L'olio ci servirà per favorire poi il distacco a lievitazione avvenuta. Ne mettiamo anche sui bordi. Chiudiamo per bene e a questo punto dobbiamo semplicemente aspettare che trascorrano circa 2 ore e 3 quarti, massimo 3. Il trucco che io vi propongo è un quarto d'ora prima del trascorrere delle 3 ore,
mettiamo l'impasto per appunto un quarto d'ora in freezer. Questo ci aiuterà molto nella lavorazione e ve lo mostrerò, perché pur essendo un impasto ad altissima idratazione non sarà difficilissimo da lavorare nel momento in cui lo dobbiamo trasferire sulla pala. Se non facciamo questo passaggio in freezer o in frigo per un quarto d'ora, riusciremo ugualmente certamente a lavorare l'impasto, però al momento di trasferirlo sulla pala vi accorgerete che sarà veramente molto complicato, perché tenderà ad allungarsi in una maniera smisurata. Invece così, stando appena un quarto d'ora in freezer, acquisisce una sua, come dire, robustezza. Adesso iniziamo la prima parte della stesura. Con i polpastrelli, partendo dai lati e poi chiudendo al centro, cerchiamo di abbassare tutte le bolle. Ripetiamo l'operazione. Vi ricordo che stiamo lavorando il fondo del panetto, perché abbiamo rovesciato togliendolo dal contenitore. Quindi ora, mettendolo nella pala, dobbiamo scuoterlo un po' e poi metterlo al dritto, di modo da rispettare l'andamento della lievitazione, cioè la parte di sotto è andata sotto di nuovo e la parte di sopra è sopra. Come vedete, non è stato complicato spostarlo, proprio perché il freezer l'ha un pochettino indurito. Adesso, con i polpastrelli, nuovamente proviamo a schiacciare le bolle più evidenti, cerchiamo quindi di conferire uniformità e poi passiamo a mettere un bel po' di olio. Magari senza esagerare, ma certamente cerchiamo di coprire un po' tutta la superficie in maniera che la doratura sia uniforme. Noi andiamo poi a infornare nel garatron. Ora mettiamo appena di formaggio grattugiato e poi andiamo all'interno del forno. Tenete presente che il garatron è stato impostato, per motivi proprio del garatron, a circa 375 gradi. La temperatura naturalmente scende molto rapidamente, ma essendo misurata in una sola posizione all'interno del forno, negli altri forni, ad esempio in quello di casa, si mette direttamente al massimo e si lascia al massimo. Noi cuoceremo per circa 4 minuti. Naturalmente vi risparmio 4 minuti di cottura in questa prima fase. Faccio dei tagli e vi mostro i passaggi salienti. Dopo circa 4 minuti giriamo la pala all'interno del forno e la rinforniamo subito dopo. A questo punto possiamo tranquillamente togliere la pala, che avrà iniziato ad acquisire il colore giusto e la cottura giusta. La poggiamo in questo caso su una grattella e mettiamo gli altri condimenti. Nel mio caso io metto del pomodoro, perché farò una pala margherita, sostanzialmente un po' arricchita, ma nella sostanza è una margherita. Per evitare che diventi troppo umida la superficie della pala, io sto usando una passata di pomodoro un po' grossolana. Dispongo poi ancora del formaggio grattugiato . Poi, secondo gusto, io metto delle olive. E dopo le olive, un po' di rondelle di wurstel, così accontento i miei familiari. E ora è il momento della mozzarella, che occorre tagliare abbastanza sottile, perché altrimenti rischiamo che rimanga cotta un po' male o a pezzettoni eccessivamente grossi. Invece così vedrete in pochissimo si scioglierà per bene. Ritorniamo in forno. In forno completeremo ugualmente in pochi minuti, non ci occorre molto, ci occorre giusto che si sciolga la mozzarella, perché comunque la pala l'avevamo già abbastanza precotta.
anche qui io vi faccio saltare i passaggi, comunque possiamo dirci che in circa 2 minuti e mezzo a 3 è pronta. Ve la mostro e la portiamo nuovamente sulla tavola. Come potete vedere, la pizza è ben cotta, gli ingredienti pure, e tra poco faremo il taglio e la vedremo. Nel frattempo vi mostro che anche sotto è cotta, c'è qualche traccia di semola un po' bruciacchiata, ma niente di particolare. Usiamo le forbici, prima da una parte, poi dall'altra, e come possiamo vedere è anche ben alveolata. Quindi io posso ritenermi soddisfatto, spero che anche voi possiate fare tante di queste pale. Nel frattempo vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.